Parlare di disruption nella moda è possibile farlo se si parte da un oggetto centrale che ho voluto in questo caso che fosse il patchwork. La tecnica artistica del patchwork nasce come una tecnica di ricamo a partire da degli oggetti che sono oggetti di tipo tessile, ma che poi si evolve nel corso del tempo fino ad andare ad attraversare diverse forme. Una di queste forme è quella che può essere poi ricondotta al collage. Di fatto il collage altro non è che un patchwork fatto di oggetti di tipo differente, magari non attinenti direttamente a quella che è la produzione artistica, forme geometriche che quindi ci permettono di collegare in un ideale continuum la moda con l'arte, con la matematica. La matematica, in particolare la geometria proiettiva, che determina in funzione da quelli che sono diversi parametri, la distanza dall'oggetto proiettato all'asse, alla superficie di proiezione e l'inclinazione della superficie su cui l'oggetto viene proiettato, determinano una visione che può essere conforme o distorta. Geometrie metriche, geometrie affini, che in qualche maniera modificano il percepito senza modificare il contenuto. E allora da qui il legame è diretto ed è unico ed è univoco con il digitale e con l'operazione di cut and paste, di cui grazie dobbiamo a Lawrence Tesler, che l'aveva inventata per cercare di ricostruire, evitare di dover ribattere testi che erano già stati presenti, che erano già stati digitalizzati, ma che poi ha assunto nella quotidianità della nostra utilizzo la forma di un oggetto multiforme che ci permette di utilizzare il digitale per creare dei collage di contenuto e creare nuovo significato a partire da oggetti già esistenti. Quello di cui parliamo è il nuovo, quello che arriverà, la disruption nella moda, che ci porterà ad avere nuove forme, nuovi collage di significato, oppure ad avere nuovi spazi funzionali sfruttando quello che il digitale offre, cioè la capacità di dividere cose che sono tendenzialmente da considerare in solido e di unire cose che abbiamo sempre considerato separate.